essere qui, ma soprattutto per ringraziare quelli che sono i nostri eroi. Noi come Corriere di Novara abbiamo cercato di stare lì. Nel 2008 libro del centenario, poi libro della serie B, adesso ci eravamo appena ripresi e subito per fortuna il libro della serie A. Che cosa dire a loro se non grazie, grazie davvero? Per noi è stato un privilegio e un onore poterli seguire e poter fare un libro su di loro. E ci hanno dato delle emozioni che noi negli anni non abbiamo mai avuto, hanno saputo reggere il salto di categoria, ma soprattutto hanno raccontato una storia che entrerà nell'immaginario collettivo del Novara. Tra 100 anni noi non ci saremmo più tolto qualche caso di ibernazione, ma sicuramente questa squadra tra 100 anni sarà ricordata per quello che ha fatto. Dobbiamo parlare molto con i giornalisti che siamo a Stevano, però la realtà è che noi dobbiamo andare sul campo, pensare solo a sudare e far bene con le stesse motivazioni che abbiamo avuto in questi 2 anni. Abbiamo fatto dei danni, abbiamo fatto lavorare di più i giornalisti, abbiamo fatto lavorare tanto la città, si è messa in moto, però penso che tutti assieme abbiamo ottenuto un risultato straordinario in questi 2 anni. Mantenerlo sarebbe un qualcosa di importante, eh? E faremo di tutto perché Novara sia ancora in Serie A il prossimo anno. Penso che sia l'ambizione più importante per poter costruire ancora qualcosa di migliore. Grazie. Amatissimo Novara, che sarà in edicola da giovedì 25 agosto ed è il libro del Corriere di Novara per la promozione in Serie A del Novara Calcio. Questa è la storia di una cavalcata fantastica del Novara Calcio, ma è anche un ritorno negli anni gloriosi degli anni 50, quando l'ultima volta il Novara meritò in Serie A, e con delle bellissime, non perché le abbiamo trovate noi, ma perché lo sono veramente, foto inedite d'epoca, con tutta una serie di personaggi che secondo me vale la pena di rivisitare, soprattutto a distanza di 50 anni. Questo lavoro segue tutta la cavalcata degli azzurri, con una prima parte dal momento della promozione in Serie B e alla costruzione della squadra, fino a raccontare tutto il campionato e soprattutto l'appendice esaltante dei play-off. Infine una parte storica con, come dicevano i colleghi, foto inedite che raccontano tutti i fasti passati nella massima serie del Novara Calcio. Questo è il terzo lavoro che io, Sandro e Paolo facciamo sul Novara Calcio. Il primo per il centenario ha portato fortuna, è arrivata la promozione. Il secondo ha portato un'altra promozione e quest'anno non diciamo nulla. Ci auguriamo che i tifosi lo possano apprezzare e invitiamo tutti a recarsi in edicola col Corriere di Novara da quest'anno.